Tino, sono particolarmente emozionato oggi. Veramente? Sì, perché nel, perché nel giorno dell'uscita dell'Uomo Ragno di Spider-Man, quello in cui si rivela l'identità di Spider-Man. Madonna. Lo vedi? Noi ce l'abbiamo qua. Lo portiamo in carne ed ossa. Perché? Andrea Costantino, anche cinema, hai più volte chiesto di averlo qui, 3 giorni dopo l'uscita, il 18, e cosa ti è stato detto? La cosa fastidiosa è l'attesa, cioè dalla richiesta ci mettiamo sempre tanto tempo per avere poi alla fine, come in questo caso, una risposta negativa. Quindi prendiamola a ridere, non lo so, non so più cosa dobbiamo fare per poter fare qualche proiezione di film per rendere, insomma, integrare la nostra ricca programmazione di eventi live e di che non festival. Era neppure in primissimissima visione, nel senso era 3 giorni dopo. Nel primissimo pomeriggio, peraltro, alle ore 15, quindi... Non avrebbe dato fastidio ma perché alle grosse sale. Perché diamo fastidio? Ed evidentemente viene da pensarlo. Io non credevo di dare fastidio, no? Se diamo fastidio? Ma probabilmente sì. Probabilmente sì, perché c'è un fatto. C'è un fatto, Spider-Man, fai attenzione. Viene fraintesa la richiesta dove noi raccontiamo l'alta accessibilità sia per numero di carrozzine, sia per qualità della visione che queste carrozzine hanno qui. Che spieghiamolo velocemente, siamo sulla pedana. Spazio su cui le carrozzine possono vedere lo schermo al centro della sala, come è giusto che sia. Cioè non in prima fila. Non in prima fila laterale, nell'angolo in fondo a destra, in fondo a sinistra. Che tante lamentele ha poi generato proprio dai disabili. Ma al di là delle lamentele, diciamo che è stato molto apprezzato. Invece a questo spazio. Questo da chi probabilmente non frequenta tantissimo il cinema, proprio perché di solito ha un posto che non è il massimo. Io se fossi in carrozzina, per me mi vedrei sempre i film a casa. Invece qui si possono vedere come si deve, ma non si riescono ad avere queste benedette. Però, diciamo, la sala è accessibile, i film molto meno. No, non devo, diciamo, qualcosa si è mosso, devo dire che l'agenzia, la classe cinematografica, nella persona di Patrizia Lo Nigro, lo dico pubblicamente, ci ha dato disponibilità, abbiamo potuto programmare il film di Sorrentino, il film di Sergio Robbini, quindi da una delle due agenzie che si contendono il mercato pugliese stiamo avendo apertura, quindi spero che prosegua questo dialogo e questa opportunità per noi, ma soprattutto per il pubblico in generale, non solo per le carrozzine, perché il pubblico in generale, il pubblico oggi ha bisogno di trovare, oltre che nel comodo divano di casa con le piattaforme, l'opportunità di vedere non solo nelle classiche multisala, ma in spazi tra virgolette alternativi come noi, i film. E secondo, nel mio modo di vedere, deve potersi scegliere la sala e il posto. Dovrebbe poterlo fare. E quindi questo è qualcosa che va ben oltre, nel senso che è un progetto che viene sposato da diverse realtà che benedicono questa struttura, la sua accessibilità, ma nonostante voi abbiate alzato la voce, abbiate scritto, nonostante sia arrivato anche dal ministro Franceschini ai tempi proprio un endorsement senza precedenti, non si riesce proprio ad andare oltre questo ostacolo. No, diciamo che la società civile e quella imprenditoriale, almeno un certo tipo di imprenditori come Andrea Costantino, diciamo va molto più avanti di quelle che invece poi sono le realtà che si sono un po' sclerotizzate, le realtà del Novecento che ancora non faticano, diciamo così, a recepire quelli che sono i contenuti della convenzione ONU. Tu vuoi vedere che il problema è che Andrea Costantino va troppo avanti e non, non riescono a stargli dietro. Probabilmente uno poi può pensare anche questo, ma noi, caro Gianni Carrassi, che abbiamo invece sposato questo progetto come le altre realtà, andremo oltre, andremo avanti e cominceremo a fare le domande, a chiedere a chi di competenza perché. Perché bisogna ghettizzare dei posti, perché non bisogna dare le prime visioni a chi le chiede negli spazi opportuni per far stare insieme tutti. Che poi è pure brutto dire disabile, normodotato, mi sento anche tutti e tutte, come fa di moda adesso, tutti e tutte, indipendentemente anche tutto. Senza neanche... Vabbè, chi lo vuole fare? Io devo fare Spider-Man? No, non mi permetterei mai. Dai, vieni qua, no. Spider-Man, sali Spider-Man. Adesso, amici, vi sveleremo una volta per tutte chi si cela dietro la maschera di Spider-Man. Senza aspettare il film, noi anticipiamo la prima visione, cioè pensa che cosa siamo in grado di fare. Stai spoilerando. Vai Spider-Man, togli perché si è incastrato. Eccolo qua, guardate che Spider-Man.
Come ti chiami? Christian. Quanti anni hai? 20 anni. Da dove vieni? Sono di Adelphia, provincia di Bari. Devi dire tipo una cosa, New York. Di dove sei? Ok. Vengo da New York. Ok, perfetto. Okay. Times Square, proprio Times Square, lì. Manhattan. Okay. Da quanto tempo... Tino, non mi interrompo, faccio un'intervista a Spider. Da quanto tempo indossi i panni di Spider-Man? Da circa 15 anni. Da circa 15 anni. Sì, eri sì. Ero molto piccolo. Perché sì. Questo cresce insieme a te. Sì, la pelle, la seconda pelle. Sì, un tutt'uno. Un tutt'uno. È attaccata alla mia pelle. Non serve andare al cinema. Ti vedo col vestito di Spider-Man. Tino, non infieri, non mettere il dito nella piaga ogni volta. Comunque, arriveremo, Costantino, faremo un po' di domande scomode, io te lo dico. Io ho chiesto, cioè, sono stato tramite tra le persone che ci chiedono i film, le associazioni che non vedono l'ora di poter fruire. Hai messo il post, tanta gente ha scritto, sì, voglio venire a vederlo da molte te. Molte persone saranno costrette, non solo, ripeto, carrozzine, ad andare altrove, ma avrebbero preferito venire qui. Volevamo anche intervistare, le abbiamo chiamate perché erano prenotazioni, ma purtroppo oggi pomeriggio erano impegnati, non potevano raggiungersi. Magari faremo in un'altra occasione un approfondimento. Perché andremo avanti. Noi vi lasciamo con le gesta di Spider-Man qui dall'Anche Cinema Bari, uno dei cinema più accessibili d'Italia. Tu continua, vai. Attenta, un modello da seguire, sì, eccolo, lo vedi, sì, qua. Non Spider-Man, non fate le cose che sta facendo Spider-Man, perché potreste farvi male. E invece qua, vedi? Da Bari un esempio per altre città, Franceschini presenta il progetto Anche Cinema. Forse hanno capito che non era da esportare in Italia, forse il distributore hanno pensato che lo dovevamo esportare all'estero. Non siete chiari nelle vostre comunicazioni, questa è la verità dei fatti, questa è. Vai, vai Cristian, vai. Fatti venire la sciatica. Voglio vederti soffrire. A posto, vai. Io direi che... Sì.